Difficile. Stiamo dando le spiegazioni. Barbara Nelia, segretario generale Filcamps Puglia. Allora, prima cosa grazie per essere intervenuti, perché di essere intervenuti. Ma io già per noi. Sì, ma allora adesso è chiaro che oggi i lavoratori sono in sciopero, ma hanno una rabbia. La rabbia è quella che un territorio come quello di Modugno possa essere abbandonato. Ma come abbandonato? Da cosa? Da abbandonato da un'azienda come Conad, che ritiene non opportuno inserirlo all'interno dei propri ipermercati. Cioè, è perché oggi su 4 ipermercati presenti in Puglia, 3 passeranno a Conad, Modugno no. Allora, al netto di quello che accadrà, e sicuramente noi speriamo che qualcuno si affaccia a questo ipermercato, noi chiediamo all'amministrazione comunale di intervenire, di fare da sorvegliante, nel senso che siccome noi ci rivolgeremo, perché è chiaro che le organizzazioni sindacali che cosa possono fare? Possono venire al sindaco e dire: ci dia una mano a coinvolgere quanto più possibile. La mano l'ho data fissando questo punto. Se voi volete la cerimonia ipocrita di venire a esprimere la solidarietà, va bene, tutto a posto. Io invece ho chiesto, siccome non c'entro nulla dal punto di vista anche delle mie competenze personali, ho detto: fissatemi un appuntamento in modo che mi spiegate bene quali sono le ragioni, che quel poco che posso contribuire come fatto giuridico, come l'OM, che abbiamo fatto, e lascia perdere che non abbiamo ancora concluso, ma quella è un'altra storia. Ma perché lei non c'entra nulla con questo territorio? Ma no, che cosa fa? Ma cosa fai? Sì, che cosa? Allora, che però, cosa dovrei fare? Cosa dovrei fare? Dottor Magrone, cosa dovrebbe fare? Scusa. Lei è un sindaco, lei rappresenta il territorio in questo momento. Dottor Magrone, ascolta. Siccome ci stiamo già accorgendo di quello che sta facendo. Lei vuole che io stia qui a testimoniare la mia solidarietà. Io è queste, certo. È certo. È certo. Io l'ho espressa già 70 anni fa. Ci rappresenta? Che cosa? Io ho risposto. Ho detto fissiamo un incontro utile per poter vedere che cosa possiamo fare. Dottor Magrone, mi ascolti. Nicola Colella della Fisascat di Bari. Il problema è semplicemente uno. Prendendo atto anche della disponibilità che lei sta dando, è evidente che lei nella qualità di sindaco può fare poco, fino a un certo punto. Qui si sta maturando una cattiva situazione, che è soprattutto a livello occupazionale. Quindi si può dire che quasi l'80% della platea dei lavoratori sono tutti del comune di Modugno, quindi diventa un problema di carattere sociale anche. Per certo, quello che è il comune di Modugno. Questi lavoratori conosco, in sintesi nel giro di qualche mese rischiano addirittura il posto di lavoro. Perché? Perché Conad nel perimetro del suo piano industriale l'iper di Modugno non lo ha inserito nell'acquisizione. Quindi per questa struttura, o meglio per questi lavoratori, si prospetta una cattiva situazione. Quindi che cosa si può chiedere al sindaco? Dottor Magrone, quello di intervenire nei limiti delle sue possibilità a livello istituzionale. Perché? Perché è chiaro che noi ci aspettiamo soprattutto non solo da Conad, piuttosto dalle organizzazioni sindacali, anche dagli stessi lavoratori. Il segnale è forte, ma un richiamo forte bisogna darlo al MISE, al Ministero. E qui non si può abbandonare una struttura, non ma si questo può abbandonare lo riferisce a chi? Lo riferisco ovviamente. A me, io ho abbandonato voi. No. Questo no. Un coglione verrà qui ogni volta, che sono io, come ho fatto con l'OM. Arrivi tu e dici che ti avete abbandonato da che cosa? Io sto chiedendo, dissi anche a chi mi aveva interpellato, se vogliamo andare dai dirigenti, ma con voi, perché io con loro da solo non ci vado a parlare, ovviamente, andiamo a farci spiegare qual è il problema che ha messo in crisi. Se mi posso permettere, lei ha invece quella facoltà da sindaco di poter convocare l'azienda insieme alle organizzazioni sindacali per un tavolo dove lei dice in quale maggiore autorità del paese. Io sono preoccupato dell'economia del mio paese. Il mio paese oggi si basa... Questa parte che è la premessa storica di tutte le cose che poi non si fanno, io lo avevo anticipato dicendo: parliamo ora, ero pronto ad andare a parlare, l'ho anticipata, non mi hanno detto nulla. Allora, chi ha parlato? Se
Ma con chi ha parlato? Che cosa presuppone? No, lo dico io sulla base. Se noi non abbiamo un quadro, se noi non abbiamo una ragione per, da usare. La ragione adesso c'è. Cioè, il piano industriale di Conad è chiaro. Modugno non rientra nel loro investimento. Questo è il dato di fatto. Il fatto stesso che l'Iper oggi è chiuso il 23 dicembre, che è una giornata clou in termini di fatturato e quindi un disagio anche per tutta la comunità di Modugno, questo deve far riflettere un po' tutti. Quindi, a letto di tutta questa situazione, credo che ognuno può svolgere il proprio ruolo. Ma se io ti devo chiedere questo, una cosa del genere, e tu mi dici sei un disonesto, sei uno stronzo, ce li ho io. Sei un disonesto, fai schifo, tu stai in villeggiatura, tu sei all'ospedale. A questo coglione vero, io gli risponderei che all'inospedale stavo mentre discutavo questa cosa. Ho detto, bisogna andare lì consapevoli del meccanismo e di spiegatemi qual è la cosa, qual è la quella, quell'altra, e andiamo a parlare. Allora posso provare? No, l'ha scritto, però se non... Posso provare? No, colpa mia che le poste non funzionano. Non stiamo dicendo che è colpa mia, però perlomeno oggi il fatto che lei sia venuto qui già è una grande con, nel senso che almeno queste parole che stiamo sentendo tutti. Le so anch'io queste parole, non è che mi deve preoccupare. Lei non fa paura così. Noi dobbiamo fare paura, dobbiamo cercare di essere in grado di conoscere le cose, quello che e quindi far paura. Stiamo provando a dirle come potremmo eventualmente farle insieme, cioè perché sennò ognuno fa la sua. Mi permetto di dirle che stiamo dicendo cose serie, quindi c'è poco da ridere. Dobbiamo fare insieme, facciamo insieme tutto. Io sono venuto perché dopo aver parlato, dopo aver scritto, dopo aver detto io non vengo, che devo venire a fare il buffone che fa vedere che si interessa. Io ho proposto una cosa che è seria, quella di andare da questi stronzi e andare a chiedere, scusa, spiegamelo bene, spiegalo meno che non dobbiamo capire prima di affrontare un inferno. Mi spiego? Quindi più di questo io non posso fare. Se oggi attribuisce a sì tutti questi eroi che stanno là e hanno risolto il problema. È bloccato il lavoro degli ingegneri, il lavoro degli architetti. Beh, comunque queste cose non è favorevole parlarne della strada, ognuno fa vedere che il più bravo, il più bello, il più così. Il problema è che questi lavoratori passeranno un Natale nero. Ma ho capito! Il problema è che né bravura né bellezza ci porterà da mangiare dall'anno prossimo. Questo è il problema. Poi, no, lei diceva che facciamo vedere chi è il più bravo, chi è il più bello, ma né bravura né bellezza ci porterà da mangiare l'anno prossimo. Noi rischiamo già da gennaio di rimanere senza stipendio. Ma lui l'ha capito, Rita, lui dice, ma pure noi l'abbiamo capito, Michela, da mesi l'abbiamo capito. Ma voglio capire che cosa mi chiedete, che cosa? Aiuto. Io se aiuto, mi chiedete aiuto, voi vi offendete se io vado a chiedere alla direzione, scusa, voi mi devi spiegare qual è la ragione per cui c'è questa crisi. Posso farlo? Certo. O mi chiamate traditore? Assolutamente, mica ho paura del direttore io. Ok, allora questo è noi quello che chiediamo. Ma non è il direttore il problema, devi andare a quelli della coda da chiedere il problema. Lentamente li affronteremo tutti. Confidiamo in lei. Nella mente che io non ho poteri come sindaco, io l'ordine pubblico è gestito da me. Quello di avere, se voi fate casino. Confidiamo in lei, sindaco. Confidiamo in lei. Io posso chiamarvi dirigente. Io sono a rischio anche di apparire uno che vuole parlare. Adesso sicuramente i nostri sindacali, i nostri rappresentanti sindacali si metteranno in contatto.
Oh, sperando che insieme si riuscite, allora, però il fatto che lei sia venuto qui stamattina non è tanto il fatto della presenza giusto teorica o roba del genere, è che comunque queste parole che sono state dette, che vi siete capiti, avete parlato, è una cosa positiva per noi, per come la vediamo noi, perché noi abbiamo fatto altri scioperi o siamo in difficoltà, consiglieri che sono stati, ve l'hanno detto il fatto che siamo in difficoltà, e noi la sua presenza, diciamo sia teorica che non teorica, non l'abbiamo vista. E questo non sono d'accordo, okay. La presenza o è presenza o è un valutazione. Questa di adesso serve, sviluppare qualcosa. Serve, speriamo di sviluppare qualcosa. In continuazione che io sono buono, che lei è buona, che lei è brava, che lei è brava. Non ci serve, non ci serve. Però ci servono concretezze. Però non ci servono nemmeno le ingiurie, le accuse, le cose. C'è un grande passaggio per noi. No, io non sono social, quindi su Facebook non ci sono. Bravo. Io non sono social. Comunque una cosa allucinante, perché perde un'occasione per capire dove siamo arrivati. Tra io sono mostro rispetto a tutti, no, per come la descrivo. Io tuttavia, dico, è inutile avviarsi per fare una cosa. Insomma, come avete visto, il sindaco di Modugno, insomma, signori, noi siamo ancora in diretta a raccontare.